Un macello questo Einstein, un macello questo Einstein. Ma allora io dico, la forza di gravità, no? Gli scientisti adesso hanno cambiato la versione. La forza di gravità non è una forza, l'hanno chiamata forza, ci hanno fatto due scatole così, l'hanno chiamata forza di gravità. Adesso quando uno cerca di contrastarla, sì, ma Speck non è una forza, è una deformazione spazio-tempo. Vabbè, allora ti rispondo anche in questo, ti rispondo anche in questo. Deformazione spazio-temporale. Tu mi devi spiegare come una deformazione riesce ad attrarre, cioè riesce a farci stare con i piedi per terra. Dovresti starci anche tu con i piedi per terra, ma io ti rispondo così. Questo è uno spazio, ok? Questo è uno spazio. Qui abbiamo un corpo che applica, che crea questa deformazione spazio-temporale, ok? Per semplicità facciamo questo lavoro. Che succede? Che se qui abbiamo questo oggetto, questo spazio vicino all'oggetto si comprime, si deforma, ok? Una volta deformato questo spazio, significa che se qui abbiamo un metro e qui avevamo un metro, con un corpo vicino questo spazio si è compresso. Cioè praticamente percorrere un metro qui, impieghiamo un'ora per percorrere il rimanente spazio che era 1 metro prima di mettere il corpo, impieghiamo 10 minuti perché non è più 1 metro, è diventato di meno, si è compresso lo spazio-tempo, si è compresso. Ma ciò non significa che se io sto qui e sto camminando e mi fermo, mi posso fermare, se io arrivo qui non mi posso fermare, poi mi posso fermare pure qua, mi posso fermare qua, mi posso fermare qua, mi posso fermare ovunque, perché la compressione o il dilatarsi dello spazio-tempo non implica una forza, una pseudo-forza che mi attrae verso l'oggetto. Cioè non è che se lo spazio è minore io vengo attratto, non è che io quando vado a Roma, più mi avvicino a Roma, vi faccio un esempio, più mi avvicino a Roma e più accelero e la macchina va da sola. Sì, più mi avvicino a Roma, più mi manca poco, più lo spazio si accorcia, ma non è che se spengo il motore più mi avvicino a Roma, più la macchina va da sola, come succede nella forza di gravità, di attrazione gravitazionale. Che cosa c'entra la deformazione spazio-temporale, con l'attrazione gravitazionale? Ve lo dico io, c'è il trucco. C'è il trucco, perché se loro avessero fatto l'esempio che ho fatto io, accorciando lo spazio-tempo in questa maniera e facendo il percorso così, in modo tale che uno si rende conto che questo è 1 metro, questo era 1 metro perché è stato deformato da una massa, secondo le proprietà delle masse, no? Viene deformato, quindi era 1 metro, ma adesso si è compresso e diventato 1 centimetro. Ok? Si è compresso e è diventato 1 centimetro. Quindi se io cammino, percorrerò 1 metro, ma qua mi trovo 1 centimetro perché la massa è cambiata. Ok? Sarebbe cambiata anche la mia di massa, quindi in proporzione sarebbe rimasto. Vabbè, sono discorsi tutti ipotetici. Ma loro che cosa fanno? Loro fanno un altro discorso. Mettono lo spazio-tempo così, ma anziché di fare il mio esempio di accorciarlo in lunghezza mentre mi avvicino, loro che cosa fanno? Implicano una terza dimensione, cioè lo prendono e ti dicono: vedi, questo è lo spazio-tempo, se tu metti una massa qua in mezzo, questo oggetto fa così, è chiaro che se stai qua sopra ovviamente cadi, no? Con l'esempio della pallina che ti buttano, buttano la pallina qua e la pallina cade, vedi che attrae? Ma come attrae? Come fa a attrarre una deformazione spazio-temporale? La deformazione spazio-tempo non può attrarre, deve soltanto cambiare dei valori, dei parametri. La strada diventa più corta, gli oggetti si comprimono, la materia si può comprimere. Io ragiono sempre ipoteticamente, ma anche ipoteticamente è sbagliato il discorso. Una massa che si comprime, una strada che viene compressa e da 10 metri diventa mezzo metro, perché c'è un corpo davanti. Non è che se io la percorro automaticamente posso spegnere il motore perché tanto è più piccola, quindi la macchina va da sola. Ma di che cosa stiamo parlando?
Io mi posso fermare? Sì, la strada era 1 metro, adesso è diventata 10 centimetri, ma io mi fermo a 5 centimetri, mi fermo, quindi tecnicamente io potrei stare sulla Terra che ha compresso lo spazio-tempo e potrei fluttuare. Non c'è questa cosa che la Terra deve attrarre perché deforma lo spazio-tempo. Ma di che cosa stiamo parlando? Deformazione spazio-temporale è una cosa, si accorciano le distanze, varia il tempo, succede tutto quello che volete. Attrazione gravitazionale significa che è come una calamita, una cosa attrae come una calamita, sono due cose differenti, differenti. È inutile che mi fate l'esempio del tessuto che mettete la pallina in mezzo e spiegate la deformazione spazio-temporale con la stessa forza di gravità, mettete la pallina qua e quella cade là dentro. Ma io sono allibito. E tutti gli scienziati, giusto, giusto. E come non è giusto? È giustissimo, è perfetto. A me mi pare una stronzata. Non mi quadra, non mi quadra, non mi quadra proprio. La deformazione spazio-temporale è la deformazione spazio-temporale. Gli spazi si contraggono o si espandono insieme al tempo, ma io in questo spazio vado ovunque, non ho attrazioni dove mi. Qua, sì, non è un risucchio, è una deformazione come questa del foglio. Sono pazzo io. Bah, sarò pazzo io, che vedevo dire? A me mi sembra un discorso logico. Mi sembra un discorso logico. Un conto che si parla di forza. Forza di attrazione, basta con questa deformazione spazio-temporale. Ci può stare anche quella ipoteticamente, teoricamente. Facciamo finta, vabbè, ci sta, c'aveva ragione Einstein. Ma non è per quello che viene che c'è questa, che noi stiamo incollati con i piedi sulla Terra. Perché quella lì non ha nessun tipo di spiegazione. Non c'è nessun tipo di spiegazione. Non è che io più mi avvicino a un corpo e più lo spazio mi si comprime, quindi spengo il motore, tanto vengo attratto. Non è così, non è così. È soltanto una compressione dello spazio-tempo che anziché di percorrere 1 metro, verso l'ultimo percorro 1 centimetro. Ma se io in questo centimetro mi fermo a metà, mi fermo. Quindi in teoria non c'è attrazione. E la stessa cosa dovrebbe succedere se io sto in qualche modo se io sto andando verso la Terra, no? Sto cadendo, tra virgolette, fate finta che ci sta problematica spazio-temporale e che non ci sia questa attrazione o questa densità. Insomma, facciamo conto soltanto sulla deformazione spazio-temporale. Significa che se io sto qua, ho 1 chilometro, ok? Faccio mezzo chilometro e mi trovo che davanti, siccome che c'è la Terra, non c'è più mezzo chilometro, ma c'è ipoteticamente 10 metri. Se io mi volessi fermare a 10 metri, mi ci fermo. Perché continuo a cadere? Perché vengo attratto? Quindi non mi parlate che non esiste. Prima mi dite per 100 anni l'attrazione terrestre, l'attrazione gravitazionale, ma non esiste più l'attrazione gravitazionale. C'è sta la teoria di Einstein della deformazione spazio-tempo. Perché non regge manco quella? Non regge, specialmente quella non regge. Dio mio. Vabbè, voi ci credete? Che devo dire? Credeteci. Io logicamente, ragionando logicamente, è chiaro se mi fate l'esempietto, fate così, mettete la pallina qua sopra, sta qua sotto, quella, hai visto? Cioè, voi spiegate la forza di gravità con la forza di gravità. Cioè, voi dite, la forza di gravità esiste perché? Perché se io faccio così, cade. Allora io mi invento, allora anche la bottiglia o il panettone, guardate, cioè, ma che, è assurdo, non ho più parole, non ho più parole, me ne vado, ciao ciao.